Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa maglietta con le maniche leggermente a tre quarti che io ho deciso di chiamare maglia incanto. Come sapete, io tendo sempre ad andare un po' verso le vostre esigenze. Per questo, questa maglietta è già realizzata con un filato più, diciamo, invernale. È una lana molto sottile e mi sto riferendo al filato della Mistrico Filati linea Sortilege Color, che se ricorderete io ho già utilizzato per creare la mantella, uno scialle e anche una stola, scusatemi, e anche e soprattutto il vestito per il matrimonio a cui partecipai l'anno scorso ad ottobre. Come vi dicevo, sono venuta un po' incontro a voi perché so che molte lavorano e hanno bisogno di più tempo per realizzare le creazioni e quindi ho deciso di iniziare già a lavorare qualche filato, diciamo un po' invernale. Il sortilege, vi ricordo, è composto dal 24% da lana merinos, dal 70% da acrilico e il 6% è il lamé all'interno. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 470 metri e io ho utilizzato il numero 12, che come potete vedere è questo sfumato col bianco, il grigio e varie tonalità di rosa. Per realizzare l'intera maglia mi sono serviti due gomitoli, di cui l'ultimo, ve lo faccio vedere, me ne è avanzato veramente poco. E ho lavorato sempre con l'uncinetto del numero 3. In descrizione, come sempre, vi lascerò il link della merceria Coletti da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Una premessa: io, come vi ho detto, ho lavorato con l'uncinetto del numero 3 e come potete vedere la maglia mi va aderente proprio come la volevo io. Però, se voi volete una maglia un po' più morbida e siete comunque una taglia S, invece di andare a lavorare con l'uncinetto 3,5, andate a mettere a fare due aumenti in più rispetto a me, perché una taglia M a questo punto vado a mettere 6 aumenti in più, perché una taglia L vado a mettere 10-12 aumenti in più. Questo perché il sortilege, rispetto agli altri filati che abbiamo usato, soprattutto con gli estivi, tende a cedere di meno. Quindi, se la volete più morbida e non la volete stretta aderente come a me, rispetto alle altre volte che avete fatto pochi aumenti, questa volta andate a farne un po' di più. Quindi, se solitamente fate 4 aumenti in più, andate a farne 6. Regolatevi un po' quando andate a fare le catenelle iniziali. Allora, la lavorazione è in tondo, come sapete, è quella che prediligo perché permette poche cuciture. Si parte dal basso e si vanno a ripetere i 3 giri fino all'altezza degli scalfi. A quel punto si divide la parte dietro dalla parte avanti e i giri si vanno a lavorare in andata e ritorno e diventano a questo punto 6 e si lavora fino all'altezza delle spalle. Questa volta io non ho fatto le spalline, ma ho lavorato in modo tale da avere lo scollo a barca. Quindi, una volta raggiunta l'altezza delle spalle, sia avanti che indietro, le sono andate a cucire per pochi centimetri. Poi ho ripreso a lavorare gli scalfi per poter creare queste maniche. Io ho creato, diciamo, una sorta di quasi maniche a tre quarti. Non sono andata troppo giù, non le ho volute troppo lunghe perché voglio poter sfruttare questa maglietta soprattutto a settembre e autunno, in modo da poter indossare senza coprispalle o con qualche giacchetto un coprispalle. Ma essendo comunque un filato, diciamo, lana, è possibile indossare questa maglietta anche in autunno ed è per questo che ho deciso fare lo scollo a barca, perché sotto ci posso mettere un lupetto color bianco o color grigio che risalti comunque la maglietta. Per quanto è un'altra cosa che vi voglio dire, naturalmente voi potete fare la manica più lunga e anche fare il vestito più la maglietta più lunga, trasformandola comunque in un vestito. Quindi date libero sfogo alla vostra fantasia. E mi raccomando, per qualsiasi dubbio, non esitate a scrivermi, sarò ben felice di aiutarvi. E una volta realizzata la creazione, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul mio blog www.uncentandoconelsa, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia con maniche a tre quarti, ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Sortilege Color, che, se ricorderete, ho già utilizzato anche l'anno scorso per esempio per poter realizzare il vestito con cui sono andata al matrimonio di ottobre. Allora, questa volta ho optato per un altro colore, che è il numero 12, che è questo sfumato bianco, grigio e rosa, che va da rosa scuro a rosa chiaro, ed è il numero 12. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura, vi faccio vedere, 470 metri.
Allora, per realizzare la nostra maglietta, io lavorerò con l'uncinetto numero 3 e ho montato 207 catenelle. Mi raccomando, chi deve fare una taglia più grande o chi lo vuole un po', anche se una S vuole più morbida, tenga presente che la lavorazione che andiamo a fare si realizza su un multiplo di 11, quindi andate ad aumentare sempre di 11 catenelle, quindi 11, 22, 33 e così via. A questo punto, montate le nostre 207 catenelle chiuse in tondo, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre, una maglia alta nella successiva catenella, una terza maglia alta nella successiva catenella, una quarta maglia alta nella successiva catenella. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a realizzare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia terza maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia quarta maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Termino il mio primo giro dopo aver fatto le 2 catenelle, entrando nella terza catenella iniziale e facendo una maglia bassissima. Secondo giro realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. 5 catenelle, una, due, tre. 4 e 5, prendo il filo, vado nella terza maglia alta del giro precedente e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto le catenelle, salto la maglia bassa, vado direttamente dove ho la prima delle mie 4 maglie alte e ricomincio da capo. Quindi vado a fare 2 maglie alte, una maglia alta, la seconda sopra la maglia alta successiva. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado nella terza maglia alta del giro precedente e realizzo una maglia alta. Vado sopra la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo e ricomincio da capo. Facciamo un'altra insieme, quindi salto tutto, vado direttamente dove ho il gruppo delle 4 maglie alte, entro nella prima e realizzo una maglia alta. Entro nella seconda e realizzo un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado nella terza maglia alta del giro precedente e realizzo una maglia alta. Vado sopra la maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. Devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte, quindi entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo andare a fare il nostro terzo giro, che consiste a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre e 4. E di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre e 4. 5 catenelle, 1, 2, 3. 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare quindi questo per tutto il mio terzo giro.
Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le ultime due maglie alte per avere qui anche qui il gruppo di 4, entro nella terza catenella iniziale e faccio una maglia bassissima. Adesso io devo ricominciare dal primo giro, però ve lo faccio vedere perché comunque abbiamo una base diversa rispetto a prima. Quindi io vado a fare, e dobbiamo fare anche una cosa diversa, quindi vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado, prendo insieme sia questa striscia di catenelle sia quella di sotto, entro con l'uncinetto e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, e vado a fare il gruppo di 4 maglie alte, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una successiva 2, successiva 3, successiva 4. Questo sarà sempre il nostro primo, il primo giro, diciamo, no? Quindi 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo vado dove ho le mie due fili di 5 catenelle, li prendo tutte e due, prendo il filo, esco e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi andrò a fare sempre questo come mio primo giro e poi si ricomincerà da capo. Naturalmente adesso noi ci spostiamo un attimo, cioè la lavorazione vedete che si sposta, quindi anche il secondo giro inizierà in maniera diversa rispetto a come abbiamo fatto qui, ma vedete che questo capiterà ogni due motivi, quindi diciamo che io comunque terminerò questo giro e vi farò vedere come iniziare anche il successivo. Poi questi sono i giri che andrete sempre a ripetere per tutta la lunghezza. Quindi continuiamo a fare questo giro e poi vi farò rivedere come fa il secondo. Sto terminando quindi di nuovo il mio primo giro. Ho fatto le ultime due maglie alte, entro nella terza catenella iniziale e faccio una maglia bassissima. Adesso vi faccio vedere perché dicevo che la lavorazione si sposta. Noi nel secondo giro abbiamo fatto 2 maglie alte, 5 catenelle e 2 maglie alte. Adesso invece incominciamo a fare 2 catenelle, cioè scusami, 2 maglie alte, quindi 3 catenelle che riequivalgono alla mia prima maglia alta. Vado una maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo e vado direttamente dove ho il secondo gruppo di 4 maglie alte, vado a fare le mie prime due maglie alte, quindi una e due, e a questo punto vado a fare le mie 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nella terza maglia alta del gruppo precedente, del giro precedente, vado a fare la mia prima maglia alta, 1, vado nella seconda, 2. E continua a lavorare normalmente, quindi quando poi andremo a fare il nostro terzo giro andremo a fare 4 maglie alte e 5 catenelle, quindi vedrete che vi troverete ogni tanto a fare, cioè nel motivo dopo questo a tornare a fare come abbiamo fatto i primi giri, nella successiva a fare come stiamo facendo adesso. Quindi mettiamola così, potete vedere che ci sono questi 3 giri che vanno sempre ripetuti, che però si spostano, oppure 6 giri, ogni 6 giri si ricomincia da capo, un po' come vedete, un po' come mi trovate meglio quando andate a lavorare. Io comunque continuerò a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, tenendo conto che io guardo il motivo con questo gruppo di maglie alte, quindi io conterò i gruppi di maglie alte che si sono creati e vi dirò quindi quante volte ho ripetuto il motivo fino ad arrivare poi a fare la divisione dalla parte avanti con la parte dietro per poter appunto fare gli scalfi. Ho ripetuto i miei motivi per 20 volte, quindi dal basso verso l'alto ho ripetuto i motivi 20 volte e sono quindi arrivata all'altezza degli scalfi. Io adesso posso dividere la parte dietro dalla parte avanti. Per poter mettere i marcatori sono andata a contare i gruppi di 4 maglie alte. Io ne ho 19, quindi ho messo 8 dietro, 9 avanti, 2 di lato. Mi raccomando, quello dispari va sempre sul davanti perché sul davanti noi abbiamo il seno e quindi la maglia tende ad allargarsi. Quindi ripetiamo, io ho ripetuto il motivo 20 volte dal giù verso il sopra fino ad arrivare agli scalfi. Ho diviso la parte dietro dalla parte avanti mettendo 8 gruppi dietro, 9 gruppi avanti, uno di lato, quindi uno da questo lato, uno da quest'altro lato, e sono andata a mettere il marcatore nel gruppo di 4 catenelle tra le due gruppi, quindi ho contato 2 maglie alte, ho messo il marcatore lasciando 2 maglie alte qua di liberi. Io ho fatto la stessa cosa da quest'altro lato, ho 4 maglie alte, 2 da una parte, 2 dall'altra, ho messo al centro il mio marcatore e adesso vado a lavorare normalmente il mio primo giro. Vi faccio vedere naturalmente come termineranno e come inizieranno tutti i giri, visto che stiamo passando da un giro tutto tondo ad un giro andata e di ritorno.
e vado a lavorare semplicemente facendo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e vado direttamente, salto le catenelle, la maglia bassa, vado nel gruppo successivo e vado a fare subito le mie 2 maglie alte, quindi una, vado alla maglia alta successiva, 2, le mie 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e di nuovo vado a lavorare normalmente il mio giro andando a fare le mie 2 maglie alte, quindi una e 2, una sopra ogni maglia alta del giro precedente, e vado normalmente, salto tutto, vado un'altra maglia e vado a fare le mie 2 maglie alte. Continuo a lavorare così fino ad arrivare alla fine del giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo. Sto per terminare il primo giro, ho fatto già la mia penultima maglia alta, vado nell'ultima maglia alta e vado a fare la mia seconda maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro, mi giro con il lavoro e vado a fare il mio secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi vado a fare le mie classiche 4 maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo. Quindi nel secondo giro va lavorato normalmente. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare col terzo. Sto terminando anche il secondo giro, vado a fare le mie ultime 2 maglie alte per avere quindi un totale di 4 maglie alte. A questo punto mi giro e vado a fare normalmente il mio terzo giro, che consiste sempre nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 3 catenelle, 2 catenelle, 1 e 2, prendo tutti e due i fili di 5 catenelle e vado a fare la mia maglia bassa, 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi anche il terzo giro si lavora normalmente. Sto per terminare anche il mio terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte, vado una maglia alta nella terza catenella e vado a fare la mia ultima maglia alta. E adesso ricomincio normalmente a fare di nuovo il primo giro, però questa volta vedrete dobbiamo andare a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado una maglia alta successiva un'altra maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado nella terza maglia alta e realizzo la mia maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, salto le catenelle, la maglia bassa e vado a fare le mie 2 maglie alte e continuo quindi a lavorare normalmente sempre i miei giri. Naturalmente qui vedrete che verrà lateralmente non diritto come sempre ma ondulato, ma è proprio l'effetto che io voglio cercare, perché voglio che sia appunto ondulato negli scalfi delle maniche. Quindi io continuo, come vi ho detto, a lavorare in questa maniera e continuerò sempre i miei giri. Quindi io terminerò questo giro, andrò a fare il successivo e vi farò vedere anche in questo caso come fare il successivo. Ho fatto le 2 maglie alte di 5 catenelle, quindi termino anche il mio quarto giro andando a fare le ultime 2 maglie alte, quindi una e 2. Mi giro con il lavoro, quinto giro, e vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo vado a fare il mio gruppo di 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo con le 5 catenelle, quindi continuo così per tutto il mio quinto giro. Sto per terminare anche il quinto giro, ho fatto le 5 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Vado dove ho la terza catenella della terza catenella di quelle che avevo fatto nel quarto giro e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il quinto giro. Sesto giro, mi giro con il lavoro e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, prendo tutti i fili di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo andando a fare le mie 4 maglie alte
andando a fare mie 4 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, e facendo poi le 2 maglie alte, le 2 catenelle, la maglia bassa, e poi ricomincerò a lavorare normalmente come avevo lavorato dal primo giro. Quindi finirò sempre poi facendo sempre la maglia bassa, 2 catenelle, 2 maglie alte, anche questo sesto giro, e ricomincerò da capo. Io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto i motivi. Vi ricordo sempre che io motivi conterò sempre i gruppi alternati di 4 maglie alte, e vi dirò quante volte l'ho ripetuto fino ad arrivare all'altezza delle spalle, e poi farò la stessa cosa anche dietro. Ho ripetuto il motivo 5 volte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e ho fatto la stessa cosa anche dietro. Poi sono andata a cucire all'altezza delle spalle e ho cucito, come vedete, i primi due gruppi di 4 maglie alte, sia da questa parte che da quest'altra parte. Per poter iniziare a fare la nostra manica, io partirò dallo scafo dal sotto, dove erano partite le separazioni dalla parte avanti con la parte dietro. Quindi prendo il mio filo e vado, vedete, io qui ho le 4 maglie alte e qui le 2 che vanno da questa parte e le 2 che vanno da quest'altra. Mi avvicino così potete vedere anche meglio. Mi quindi vado nella stessa maglia alta qui, nella seconda del gruppo di 4 che ho sotto, mi prendo con il filo, mi aggancio e vado a fare 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva, realizzo una seconda maglia alta, vado all'interno della maglia alta che vedete qui verticale, vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle, 1 e 2, vado nel forellino. Non in questo, ma nel successivo. Quindi salto il primo forellino, entro nel secondo e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto questa maglia verticale, entro in questa e faccio una maglia alta. Vado nel forellino e faccio la mia seconda maglia alta. Vado nella maglia alta verticale e faccio altre 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo salto il primo forellino, entro nel secondo e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto la prima maglia verticale, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Vado nel forellino e realizzo la mia seconda maglia alta. Vado nella maglia alta successiva verticale e realizzo 2 maglie alte, una e due. E di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, salto il primo foro, entro nel secondo e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo salto la maglia alta verticale, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Vado nel foro e faccio una seconda maglia alta. Vado nella maglia alta verticale e faccio 2 maglie alte, una e 2. 2 catenelle, 1 e 2, salto il primo foro, entro nel successivo e realizzo una maglia bassa. Vedete, adesso io mi trovo dove ho la cucitura della spalla e vado a lavorare in questa maniera. Realizzo 2 catenelle, entro dove ho la prima maglia, la fine della maglia alta qui, e vado a fare una maglia alta. Rientro, seconda maglia alta, vado dove ho la maglia alta di qui, quindi vedete? E vado a fare 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle, vado direttamente dove ho il primo foro questa volta e vado a fare una maglia bassa. E continuo a lavorare come ho sempre fatto fino adesso, fino ad arrivare alla fine. Vi dirò alla fine quanti gruppi di 4 maglie alte ho, in modo tale da farvi capire quanto l'ho fatta, quanto è larga la mia manica, e poi vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo fino ad arrivare alla lunghezza che desidero. Per la manica io ho ripetuto i giri per 8 volte, quindi ho fatto 8 motivi, e ho fatto sia la manica sinistra che quella destra. Ho deciso di non fare alcun tipo di bordino perché, come vedete, sia la manica che lo scollo vengono con questa ondulazione, e la stessa cosa anche, diciamo, un po' sotto. Quindi per me la maglietta, così com'è, è terminata.